Ciao a tutti amici, oggi cercherò di spiegarvi tutto quello che so sulle lampughe. In particolar modo mi soffermerò sulla loro morfologia, sui luoghi di pesca dove si possono insediare questi meravigliosi pesci, sulla tecnica, quindi vi spiegherò anche quali attrezzature utilizzo solitamente. La lampuga è un pesce pelagico che appartiene alla famiglia delle corifenide. Si divide in due specie, corifenide ippurus e corifenide equiselis. Le due specie di lampuga, appunto la ippurus e la equiselis, si assomigliano parecchio, però solo una delle due è quella che possiamo pescare abitualmente nelle acque del Mediterraneo, che è la ippurus. Questa infatti vive anche in acque leggermente più fresche. La lampuga solitamente si può trovare in tutto il mondo, negli oceani e anche in acque costiere, diciamo così, a patto che l'acqua superi la temperatura di almeno 20 gradi. La differenza tra il maschio e la femmina di lampuga si può riconoscere abbastanza evidentemente, in quanto la testa dei maschi hanno la caratteristica gobba frontale, diciamo. Tanto è che per esempio in Sicilia o in altre località del meridione vengono chiamati anche pesce cappone, proprio per questa forma che ha la loro testa, soprattutto in forme adulte. La maturità sessuale della lampuga avviene dal terzo quarto mese di età, attorno ai 35 cm. Diciamo che depongono dalle 80-90 mila uova a deposizione, fino ad arrivare anche ad 1 milione di uova deposte. Questo a seconda della dimensione del pesce ovviamente, quindi man mano il pesce cresce più uova andrà a deporre. Quindi cercheremo di rispettare questi pesci anche sotto il punto di vista delle misure. Negli stadi giovanili la lampuga vive in branchi gregari, quindi vive veramente con tantissimi esemplari nello stesso branco. Parliamo di 70, 80, anche 100, 150 esemplari su un branco, sono riuscito a contare. Con l'avanzare dell'età e delle dimensioni, i pesci presenti nei branchi cominceranno a diminuire sempre di più a discapito della dimensione del pesce, fino ad arrivare anche a vivere in coppia o anche solitari. Con la tecnica della pesca a mosca o dello spinning, in Italia solitamente si insidiano comunque pesci che sono allo stato giovanile, quindi così sono ancora in branchi gregari, come dicevo prima, di almeno un centinaio di esemplari, a volte 30-40 esemplari. Questo perché? Perché le lampughe solitamente cacciano in branco. Proprio questo le rende particolarmente fameliche e allo stesso tempo, proprio perché ci sono tanti esemplari che entrano in caccia, entrano anche maggiormente in competizione. Di conseguenza per noi sarà anche più facile ingannarle con i nostri artificiali. Tant'è che molto spesso qua al primo lancio o al secondo lancio ci troveremo 30-40 lampughe che stanno inseguendo il nostro artificiale, e questo davvero è una delle cose che ci lascia senza fiato, che mi lascia senza fiato ogni volta e mi dà delle scariche di adrenalina davvero importanti, davvero forti. La caccia in branco però permette anche alle lampughe di avere dei vantaggi, perché ovviamente in caso di difesa o di pericolo riescono a comunicare tra di loro, e questa comunicazione le lampughe riescono ad accentuarla grazie ai cromatofori, che sono delle cellule che hanno sulla pelle di cui sono rivestite, e queste cellule permettono loro di cambiare colore a seconda delle situazioni di caccia, di pericolo o anche di semplice movimento in acqua. Per esempio, mi è capitato più di qualche volta di vedere i pesci con colorazione azzurra verdognolo chiaro e coda gialla. In quei casi là i pesci erano particolarmente apatici e si stavano solo spostando, infatti usano quella colorazione quando sono rilassate in spostamento o comunque in cruising. Una seconda colorazione, che invece è quella che forse più ci interessa e che rende i pesci ben più aggressivi e ben più propensi ad attaccare i nostri artificiali, è la colorazione con le bande scure laterali nel corpo. Quella è la classica colorazione che la lampuga assume quando è in caccia. Di conseguenza, quando vedremo una lampuga tigrata in mezzo al branco, sappiamo che quella sta cacciando, cercheremo di lanciare nei pressi di quella e molto probabilmente sarà quella che poi attaccherà per prima il nostro artificiale.
una terza colorazione che ci interessa moltissimo ai fini della pesca della lampuga è quella in cui lei assume schiena verde e corpo giallo. In quel caso lì lei sta comunicando agli altri appartenenti del branco che c'è un pericolo, che può essere un pescatore che le sta cercando di pescare oppure un predatore come potrebbe essere un tonno o un delfino. Eccola, bella, bella, wow, sul dropper, lampuga volante. Bel pesce ragazzi, grosso, buono, siamo su sessantello qua, ha la sorellina dietro, guardala. Le lampughe amano sostare e cacciare sotto i relitti galleggianti trasportati dalle correnti marine. Questi relitti solitamente vengono chiamati con una sigla, con un acronimo inglese, FAD. Ci sono svariate tipologie di relitti su cui ho trovato le lampughe. Vi faccio degli esempi, spero di ricordarmeli tutti. I più rappresentativi in queste zone sono boe galleggianti rotte magari da qualche ormeggio di qualche nave, oppure le cosiddette boe, quelle grosse così, delle cozzare, oppure purtroppo delle tartarughe morte galleggianti. Dunque, qui in Adriatico capita spesso di trovare tartarughe vive che magari si stanno raggiungendo la riva per andare in riproduzione. In questo caso abbiamo pescato su un relitto galleggiante che è una tartaruga morta, una grossa tartaruga morta, probabilmente dopo la deposizione è rimasta lì. Sotto aveva due, tre lampughe di cui adesso andremo a provare a vedere se riusciamo a pescarne una. C'è un odore pazzesco qua attorno, purtroppo anche le tartarughe muoiono e qui nel delta del Po se ne trovano parecchi, sanno un odore pazzesco.
Altri tipi di relitti sono le cassette di plastica. Non di polistirolo, quelle di plastica, perché quelle in polistirolo sono troppo leggere, vengono trasportate dal vento, oltre che dalle correnti, e non riescono a formarsi sotto la loro ombra quel microclima necessario, quel microambiente necessario per cui le lampughe possano soffermarsi sotto ed aspettare le loro prede ignare. I relitti più caratteristici che ci sono da queste parti, io sto parlando oggi di pesca delle lampughe nella zona del delta del Po, quindi appunto Adige, Brenta e Po, scaricano in queste zone le loro acque fresche, portano veramente tanti detriti in mare, tra cui ovviamente durante le piene, spaccando gli argini, spaccano pezzi di alberi, tronchi galleggianti, sono tutte cose che poi in mezzo al mare vanno a formare vanno a formarsi delle alghe sotto e fanno anche tanta ombra in acqua, di conseguenza richiamano sotto di sé tanta minutaglia, e le lampughe questo lo sanno, di conseguenza ci sostano molto ma molto volentieri. Ragazzi, oggi è stata una giornata un po' particolare e complicata. Abbiamo trovato un sacco di relitti, ma erano tutti quanti sull'erba, sull'acqua verde, e quindi non c'erano lampughe. Poi a un certo punto ho detto proviamo ad andare verso fuori, ma verso il lato dove il Po non butta fuori, e abbiamo trovato quel relitto là. Vedete, eccolo lì. Pensavamo non ci fossero grossi branchi, invece anche oggi abbiamo trovato le nostre belle lampughette, piccoline ovviamente, siamo a inizio stagione, però io intanto vi saluto e ci vediamo la prossima volta, quando magari ne becco qualcuna in più, un po' più grossa di questa, perché questa qua ha dei colori meravigliosi, ma adesso la liberiamo per evitare rogne. Ciao a tutti! Sono piccole quelle che mangiano su. Un sacco di ricciole. Che cazzo va? Un po' piccola, vecchio. Ah, l'abbiamo sotto la barca. Eccolo, bello! Ma ti fanno delle cacciate dal... Eccola! Eccola, bella questa, bella! Oh. Madonna, che pescione! Cane. Vedi che un cane dorsale, e se te sei la mosca a metà, lei... Bel pescione che hai preso. Bene. Bravo Mauro, bellissimo. Negli anni ho notato che le lampughe prediligono stare non solo sotto i relitti in queste zone qua, ma ci sono delle caratteristiche o comunque delle situazioni che mi fanno
pensare che sotto quel determinato relitto quasi sicuramente troverò dei pesci. Vi faccio una somma di caratteristiche che deve avere un relitto per poter essere pescoso e comunque che possa avere sotto di sé delle lampughe pronte a cacciare. Quindi un relitto galleggiante che, come dicevo prima, può essere un albero o per esempio la carcassa di una tartaruga morta, oppure una cassetta di plastica di queste dimensioni che sta galleggiando. A volte mi è capitato di trovarle anche sotto ad un secchio galleggiante. A volte non è sufficiente che ci sia solo il relitto. Io quando incontro un relitto, poi l'acqua deve essere blu, come vi dicevo prima, quindi di un blu veramente da blue water. Un'altra caratteristica che ho visto che è molto proficua per la pesca sono le meduse. In questa zona, trasportate dalle correnti marine, assieme ai relitti, solitamente ci sono anche le meduse che hanno anche delle dimensioni importanti, anche da 30-40 cm di diametro la loro cappella. Sotto al fungo della medusa solitamente ci sono tanti pesciolini di queste dimensioni, da 2-3 cm. Questi pesci, da quello che ho potuto apprendere io, sembra che siano avanotti di sugarelli, e proprio per questo molto probabilmente le lampughe gravitano in quella zona, perché appena questi pesciolini si allontanano dalla medusa li cacciano. Capitato anche questo di vederlo. Ovviamente appena lanciamo il nostro artificiale, per loro solitamente è finita la festa, perché abboccano. Oltre a questo, se in zona stanno gravitando anche in questa zona che vi ho appena detto, in questo microambiente che vi ho appena raccontato, ci sono anche per esempio dei gabbiani, che è un indicatore in più che ci garantisce, che ci dice che lì sotto ci sono dei pesci, perché molto probabilmente i gabbiani sono lì per mangiare i pesciolini di cui si nutrono anche le lampughe. L'apoteosi, o comunque il massimo della situazione, quindi quello che vi ho appena finito di raccontare, relitto, gabbiani, acqua blu, meduse, lo si ha quando ci avviciniamo con la barca e andiamo a spegnere il motore. In quel momento solitamente vedremo magari un guizzo, dei salti di pesce o che cosa del genere. Sarà un segnale molto importante che ci indicherà che lì sotto sono presenti le lampughe e che sono anche in caccia oltretutto. Vi starete chiedendo che cosa possono mangiare le lampughe. Le lampughe sono pesci davvero, sono dei predatori di mare pazzeschi. Io le ho viste mangiare pesciolini grandi così, quindi per esempio quelli che c'erano sotto le meduse, oppure mi è capitato di vedere mangiare dei gamberetti, per esempio, branchi di gamberetti che saltavano fuori con dietro le lampughe. Mi è capitato di trovare all'interno di una lampuga delle aguglie lunghe quasi come la lampuga stessa, quindi la lampuga da 35 aveva una aguglia da 25-30 cm. Come mai riescono a mangiare un'aguglia di quelle dimensioni? Perché ho notato che loro, nel momento in cui vanno a cacciare le aguglie, le cacciano a metà del corpo. Gli artificiali che utilizzo per la pesca delle lampughe sono artificiali, io qui non ho inventato niente assolutamente, non ho fatto altro che adattarmi a quello che sono le esigenze dei pesci. Questi pesci, meravigliosi pesci, si nutrono solitamente di pesce foraggio, quindi alici, piccole sardine, aguglie, gamberetti, e non ho fatto altro che prendere artificiali già esistenti, quindi Gummy Minnow, Clauser Minnow, imitazioni di gamberetti tipo Crazy Charlie o comunque altri tipi di gamberetti che vengono usati per esempio per i bonefish o anche che utilizzo per la pesca alle cheppie, e non ultima, negli ultimi anni ho cominciato a utilizzare anche le imitazioni di aguglia, che anche queste mi hanno dato dei risultati davvero eccezionali. Abbiamo trovato un branco su un bellissimo relitto che è lì. Sono lampughe di una dimensione importante, roba dai 50 ai 60 cm, che attaccano con voracità. C'è bisogno del guadino perché ho fatto una doppietta. La Germino veramente, ce n'è una delle due che è notevole, ha fatto dei salti pazzeschi. La canna qui è una Vision di ultima generazione, si comporta veramente molto bene. Nel frattempo l'avvocato ha incannato. Anche lui, posso dire che l'altro di numeri. Voilà! Guarda che sa! Grande Mauro! Vai Alberto! Fantastico! Adesso guardate,
faccio vedere un paio di pesci che meritano veramente. Bisogna pescarli almeno col 35, perché quando ne agganci due così, no no, ti faccio vedere Claudio, te li porto un attimo in barca perché meritano veramente tanto. Guarda che bella che è questa lampuga, guarda, meraviglioso, cosa di spettacolare. Se ti stanno rifitando così, mi ha dato, mi ha parlato male io, ero in bagno. Eccola, oh bella. Guarda cosa ha vomitato, mira di Dio, guarda che bella di Dio. E continua a saltare anche. Questa è la bella della giornata. Da sé? Bella, 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 bella. Il genio di Bob Clauser ha inventato un'esca terribile. Sia che peschi in mare, in acqua dolce, in lago, in corrente, è un'esca che ti può dare le catture di qualsiasi tipo di pesce. E oggi ne abbiamo le prove. Sempre di Clauser, in pole position anche oggi. Grande pescata, un'esca micidiale. Il popper o comunque la pesca in top water è ottima anche per le lampughe, ma la utilizzo in un modo leggermente diverso da quello che potreste immaginare, in quanto è quella meno efficace, è meno catturante. Solitamente utilizzo il popper per in dropper, quindi popper, e a 70-80 cm di distanza ci attacco un Clauser Minnow. Questo per quale motivo? Perché quando vado a lanciare con il popper sto e comincio a recuperare molto velocemente il popper, se le lampughe sono magari distanti 50-60 metri dal relitto, vengono attratte dal rumore del popper, vengono a vedere il popper, dietro si trovano il Clauser Minnow e attaccano immediatamente il Clauser Minnow. Ovviamente pescando solo con il popper si possono avere catture, ma lo utilizzo soprattutto come attractor, come attrazione. Nel momento in cui io sto popperando e comunque recuperando abbastanza allegramente, aiutandomi anche con la canna per cercare di fare più rumore possibile con il popper, le lampughe cominceranno appunto, come vi dicevo, ad avvicinarsi al popper. Il mio compagno di barca solitamente sta utilizzando una canna montata con coda fondante e due artificiali in fila, magari un Clauser Minnow in punta e al centro una piccola Surf Candy oppure un'imitazione di gamberetto, e comincerà a recuperare a più non posso vicino a dove io sto recuperando il popper. In quel momento ovviamente lui avrà l'attacco, io continuerò ad avere pesci che seguono il mio artificiale, i miei due artificiali, e a volte avrò anch'io la mia cattura sulla, molto spesso capita che la cattura avvenga sulla mosca che è il Clauser Minnow in questo caso. Io ovviamente utilizzo una canna 9 per la 10 quando utilizzo il popper più il Clauser Minnow, perché ho bisogno di più potenza per poter lanciare. Vi ricordo che in mare c'è molto spesso anche il vento che disturba l'azione di pesca, di conseguenza ho bisogno di avere un po' più forza per poter lanciare il popper, ed ecco che allora prediligo utilizzare una canna 9 piedi per coda 10. Utilizzo una coda galleggiante che abbia un bel core in punta in modo che possa portare, trascinarsi con sé il popper e anche il Clauser Minnow che ci sta dietro. Il finale che utilizzo in quel caso lì è un 40 dove tengo attaccato il popper e un 35 sul Clauser Minnow o la Surf Candy che attacco dietro. L'altra canna che invece tengo in barca solitamente è una 9 piedi per coda 8 con la coda affondante di un secondo o terzo grado di affondamento,
finale dello 040-035 e, come vi spiegavo prima, gli artificiali saranno Klauser Minnow, Chef Candy e anche Gummy Minnow, se vogliamo, perché ho visto che anche il Gummy Minnow in certe situazioni è risultato risolutivo. Molto spesso, quando i pesci fanno fatica a mangiare o comunque sono schizzinosi o sono infastiditi, attaccando una bella aguglia di quelle che fa mio amico Mauro Borselli, con quell'aguglia lì a volte fa la differenza, perché sugli altri artificiali non mangiano più e sulle aguglie vengono molto stimolate le lampughe, perché sono delle prede grandi. Una volta che le lampughe vengono allamate, cercano di sputare l'artificiale che hanno mangiato, cioè quindi l'amo gli dà fastidio in bocca ovviamente e rigurgitano tutto quello che avevano mangiato prima. Proprio anche per questo ho notato che le altre lampughe inseguono quella allamata e aspettano che questa butti fuori qualcosa da mangiare, quindi che ne so, un'acciuga, un gambero, un pezzo di aguglia, e se la vanno a mangiare immediatamente. In quel momento, se c'è un altro pescatore in barca che lancia i suoi artificiali in mezzo al branco impazzito, sicuramente avrà degli strike anche lui. Ovviamente vi spiego un trucchetto che fa sì che i pesci rimangano più sotto barca. Questo trucco è denominato anche la giostra, se vogliamo, perché in realtà il primo lancia aggancia il pesce, una volta che ha agganciato il pesce non lo recupera immediatamente in barca, non lo salpa in barca, poi anche eventualmente per rilasciarlo, lo tiene a ridosso della barca stessa, in modo che il branco incuriosito continui a rimanere sotto lì. L'altro pescatore nel frattempo lancia i suoi artificiali, recupera, aggancia il pesce, solo in quel momento il primo pescatore può recuperare la lampuga e l'altro pescatore nel frattempo continua a tenere le proprie prede sotto l'imbarcazione finché questo non è libero e ricomincia a pescare. Ecco che andiamo a creare un meccanismo, diciamo così, che è spietato, perché se ci mettiamo a farlo in maniera metodica rischiamo veramente di andare a sterminare il branco. Di conseguenza, anche per questo motivo, vi chiedo di essere veramente parsimoniosi nelle catture. Quindi può capitare a volte di catturare anche 30-40 esemplari di uno stesso branco. Se andremo a trattenerli tutti, primo credo che andremo contro legge, perché si vanno a superare i chili consentiti dalle normative italiane del pescato, però allo stesso tempo andremo anche contro delle regole, diciamo così, di etica o comunque di rispetto per il mare, perché andando a sterminare un branco stesso, questo poi non riusciranno più a riprodursi e sicuramente andremo a creare un danno. Noi pescatori possiamo, dilettantistici, possiamo sicuramente limitarci, dobbiamo avere rispetto del mare e delle sue stesse creature. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo in questo filmato, vi ho spiegato qualche trucchetto che utilizzo in mare e se qualcosa non vi è chiaro, ovviamente non fate altro che farmi le domande all'interno del canale YouTube sotto qui sui commenti, e io non faccio altro che augurarvi buona fortuna per le vostre avventure future e spero di ritrovarvi nel mio canale YouTube. A presto, ciao. No, la caglia. Com'è? Ciao! Una giornata di Zalone, un bel bagnone! Dai!